Continueremo la unit numero 2 con l'esercizio perché sul libro molto semplicemente book, school bag, colorate i riquadri del colore decine giusto. State attenti, per unità di blu corrispondono giallo, a celeste, base rosso per altezza, quindi e fanno book, 10 per bag, 10, cioè valgono 100, ok? And exercise book. Practice with your school objects. Cioè si esprime esercitando con misura a oggetti quadrati, cioè superfici. Le vedete le due misure? 10 per 10 vale 100. 10 per 10 vale 100. 10 per 10 vale 100. Ok? Avete capito? Questo può andare più su. Così, così, è uguale, non è uguale? Allora, se io devo scomporre, vediamo cosa devo scomporre, vediamo dov'è il libro. Ripeto, scomporre. 175 decimetri quadrati. Poi devo scomporre 2,84 metri quadrati. Poi devo scomporre 4.500 centimetri quadrati. Poi devo scomporre 300 ettometri quadrati, poi devo scomporre 3,571 chilometri quadrati. Cosa ottengo? Seguendo queste regole, ti può avere un'idea? Vediamo, vediamo, vediamo. Chi mi dà un'idea? Sapete utilizzare questo sistema? Allora, faccio una domanda pratica. Martina, 175 decimetri quadrati. Di cosa sto parlando? Di decimetri qua? Quadrati. Ma vedi una virgola qua? No. No. Allora, vado in tabella. Andiamo in tabella. 175 decimetri quadrati. Comincerò a fare questo. 5, 7, 1. A cosa corrisponde? A un metro quadrato. Facciamo con la matita o con la penna? Fai con la matita. È vero? Una unità di metro quadrato. È una unità di metro quadrato? Eh? Se dovessi fare l'equivalenza, scusami Martina, se dovessi fare l'equivalenza, faremmo 175 diviso 100 per trasformare in metri quadrati? Sì o no? Corrisponde a 1,75 metri quadrati. È vero?
È vero? È vero? Si vede? Chi pensa di averlo capito? Ci siamo? Quindi un metro quadrato è 75 decimetri quadrati. Chi mi fa il secondo? Chi mi fa il secondo? Cosa è scritto nel secondo? Cosa è scritto nel secondo? 2,84 metri quadrati. Ma i metri quadrati, se c'è la virgola, sono solo questi. Lo vedi? Lo vedi? È solo il... L'unità è solo corrispondente al 2. Quindi andrò sopra e scriverò 2... 8, 4, che sono corrispondenti a, appunto, 2 metri quadrati e 84 decimetri quadrati. Andiamo avanti. 4.500 centimetri quadrati. Maestro, ma verso che ora finisce interrogare? Io non interrogo tutti oggi. Adesso stiamo facendo lezione. E oggi finisco a luna. Centimetri quadrati. Non c'è la virgola. Quindi devo tenere in considerazione le unità e le decine di quest'ordine. Quindi sarà 0, 0, 5, 4. A cosa corrisponde? Guardate bene. Guardate bene. Sarà 45 decimetri quadrati è 0, 0, quindi nulla centimetri quadrati. Chi pensa di averlo capito? Io. È difficile? Devo piazzarli. No. Vediamo un altro esempio. 300 ettometri quadrati. Anche qui non c'è la virgola. Quindi prendo in considerazione le ultime due cifre. Vado a ettometri quadrati e piazzo la misura. 300. 1, 2, 3. Lo vedete? E sono 3 chilometri quadrati e 0, 0 ettometri quadrati. Sono solo 3 chilometri quadrati. Questa è la verità. Lo vedete? Allora, piazzatemi l'ultimo. Dimmelo tu. Simo, dimmelo tu. Di cosa sto parlando? Di 3,571 chilometri quadrati. Cosa piazzo? Eh? Metto c'è la virgola, quale sarà l'unità? Quella prima della virgola, questa, quindi diventa 3,571 chilometri quadrati. Vengo qua, il 3 al chilometri quadrati, è questo il segreto. Dovete stare attenti alla virgola, se non c'è si parte dal fondo, ok? Ok? Ok. Se c'è invece, vado subito alle cifre che sono a sinistra. Quindi qui avrò
3 chilometri quadrati e 57 ettometri quadrati e un decametro quadrato. Lo vedete? 3 chilometri quadrati, 57 ettometri quadrati e un chilometro e un decametro quadrato. Perché è scritto qui? Guardate la colonna. 3 chilometri quadrati, 57 ettometri quadrati, un decametro quadrato. Dovete stare attenti. Il problema è che nelle misure di superficie abbiamo due dimensioni, base e altezza, decine e unità nei numeri naturali. Perciò sono obbligato a menzionarle tutte e due. Qui abbiamo addirittura tre ordini. Lo vedete? E qui viene scomposta. Vi do l'ultima e vediamo come si scompone. (651,521 ettometri quadrati. Ma ascoltatemi bene, non posso prendere in considerazione queste cifre perché sono a destra della virgola, quindi non rappresentano la marca dell'ettometro. Devo prendere in considerazione queste, ok? L'unità è la decina di questa marca. Vado su ad ettometri e mi piazzo, comincio. 1, questa qui. 2, questa qui. 3, questa qui. E poi piazzo tutto il resto. Quindi parlerò di 6 chilometri quadrati e 51 ettometri quadrati e 52 decametri quadrati. Guardate la scomposizione. Chi pensa di averla capita? Io. È difficile fare una scomposizione del genere? No. Devo stare attento. Ultimissimo esempio. (2,856,5 metri quadrati. È chiaro che io devo prendere in considerazione non questa, ma le unità e le decine subito corrispondenti, che rappresentano questa marca. Perché purtroppo quando si parla di superficie parliamo di decine e unità, due dimensioni, base e altezza. Chi me la dà la scomposizione? Chi me la dà? Chi mi dà la scomposizione? Dai! Vince, dammela tu! Nessuno la sa fare! Maestro, 28 decametri quadrati, 56 metri quadrati e 5 decimetri quadrati. Chi l'ha fatta? Io. Dimmi il nome. Vincenzo. Va bene. Allora pensiamo di averlo capito. Maestro, anch'io ho fatto così. E allora vuol dire che abbiamo capito tutti, che è una cosa importante. Mi dovete dire... È difficile fare una scomposizione del genere? Devo stare attento. Facciamo dopo la scomposizione la composizione e abbiamo finito la giornata. Ok? Poi passiamo all'interrogazione e al questionario. Il questionario dura pochissimo. Io ho visto ragazzini che sono